sera in compagnia con il presidente Stefano Zarattini. Lunedì scorso il campionato d'argento, adesso siamo a Cimento Cruni. Dopo 7 giorni siamo qui a Monselice per un altro riconoscimento, terzo premio, terza edizione oltre ostacolo, premio come dirigente. Inizia bene l'anno. Sì, una grande gioia ricevere questo premio, molto importante perché il nome che tu te, premio oltre ostacolo, ha un significato molto importante, perché vuol dire che in tutta questa storia la Lucarense ha fatto qualcosa di importante e ha superato numerosi ostacoli e ha raggiunto tantissimi traguardi. Come ho detto prima, il merito di questo riconoscimento e questo premio personale assolutamente da dividere con tutti quelli che mi hanno aiutato in questi anni, tutti i dirigenti, giocatori, atleti, genitori, collaboratori tutti, e soprattutto credo che il merito di tutti questi successi sia per la società e anche per qualsiasi dirigente sia quello di dare spunto da tutte le delusioni e le sconfitte che hai. Quando tu riesci a imparare a saper perdere, poi nella vita avrai sempre una nuova soddisfazione e vedrai che alla fine la ruota gira, e quindi se si riesce veramente a dare spunto e a fare beneficio dalle sconfitte, dalle delusioni, dalle giornate brutte, alla fine dopo ritorni con più voglia, con più fame e con calma, dopo le soddisfazioni arrivano, e come insegna la nostra storia, abbiamo 16 titoli, quindi questi credo che siano veramente un biglietto da visita che la Lucarense può trarne veramente essere felice. A fine cerimonia la società del Monselice si è avvicinata per appunto complimentarsi e fare le foto. Cosa significa essere per il territorio un modello di ispirazione anche per i ragazzi? Posso dire che sono anche un po' commosso, perché alla fine vedere una società che chiede una foto, vedere dei ragazzi giovani che giocano sotto il 2016, che ti vengono vicino, che ti conoscono, che ti danno la mano, anche questa è una grande testimonianza dei risultati e di quello che ha fatto la Lucarense in questi 23 anni di storia. Quindi veramente poi abbiamo chiuso un invito a vedere le nostre partite e mi fa piacere magari vedere in tribuna a San Martino, ma un altro motivo di soddisfazione è come vincere una partita, avere dei ragazzi giovani, dei ragazzi di tutte le età, perché alla fine c'erano dirigenti, allenatori, giovani che vengono a salutarti e hanno dato la mano per quello che hanno fatto, e vedono la Lucarense come modello di calcio a 5 per il loro territorio. Come sappiamo, la Lucarense ha fatto qualcosa di importante in Italia, e credo che sarà difficile che qualche società arrivi, si avvicini ed arrivi a fare il nostro percorso, perché è stato un percorso fino adesso difficile, che però ci ha dato le nostre soddisfazioni, ci ha premiato, e credo che possiamo andare via felici tutti quanti, ed essere felici io per primo, ma soprattutto tutti quelli che mi sono stati vicini per sempre.